Buonasera Pescara, buonasera. Iniziamo con un bel applauso. Oh, questo è il primo che vi chiedo, gli altri dovranno venire tutti spontanei. Vogliamo riprovare. Buonasera Pescara. Ah, ok. Adesso sì. Adesso sì. Allora, io farei salire subito su questo palco l'assessore agli eventi e al turismo, Alfredo Cremonese. Buonasera, buonasera a tutti. Questo palco ormai è tuo, possiamo dirlo, ormai è tuo, sì, questo palco. Siamo grande qui. Grande soddisfazione. Esatto. Abbiamo fatto una cosa meravigliosa. Questo Wheel of Fest sta andando veramente bene, ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, nonostante appunto abbiamo dovuto fare tutto in una maniera più o meno ristretta per cause Covid, ma possiamo dire che è un evento che sta andando molto bene, possiamo anche dire che è la prima di tante edizioni, questo lo possiamo sicuramente già confermare. Sì, un festival che nasce per ripartire tutti quanti insieme, per una città che crede tantissimo negli eventi. Abbiamo creato un format che dal prossimo anno caratterizzerà Pescara, l'estate pescarese. Abbiamo avuto 5 grandi artisti su questo palco. Abbiamo avuto la rappresentante di lista da Sanremo, The Colors, Amy Stewart, Clementino. Questa sera concluderà il Wheel of Fest Enula, quindi grandissimi artisti, ma abbiamo dato un grande spazio, una grande importanza ai nostri artisti locali. Non solo, li abbiamo messo in, diciamo, tra di loro in un piccolo concorso, e saranno votati proprio dai cittadini pescaresi sul web, i migliori apriranno i prossimi concerti che si terranno a Pescara. Esatto, e soprattutto abbiamo dato anche spazio ai DJ, una categoria fortemente colpita dal Covid, perché purtroppo tutti i locali sono stati chiusi, quindi hanno aperto tutte le serate appunto dei DJ locali, e proprio diciamo questa è la serata giusta proprio per fare un ringraziamento speciale anche a quei ragazzi che si stanno mettendo adesso nel mondo del lavoro e sono stati fortemente colpiti, quindi facciamo un bel applauso a tutta la categoria, nonostante proprio questa sera siamo qui per ricordare i più grandi DJ che hanno rappresentato e portato nel mondo, possiamo dirlo, la nostra città, il nostro Abruzzo, perché non tutti erano pescaresi ma erano abruzzesi. Vogliamo ovviamente, non premierai da solo, ma sì, io chiamiamo sul palco, esatto. Sì, abbiamo i colleghi del Consiglio Comunale, abbiamo la consigliera Zaira Zamparelli, che è stata con me per tutto il percorso nella creazione di questo format del Wheel of Fest, il consigliere Salvatore Di Pino, altrettanto vicepresidente della Commissione Cultura e Grandi Eventi e presidente della Commissione Finanze del Comune di Pescara, Simone D'Angelo, valido collaboratore dell'ente Manifestazioni Pescaresi, e poi puoi presentare Giovanni D'Addario della DJK, organizzatore, voce storica, quante possiamo dire anche su di te, ce ne sarebbero davvero, possiamo ricordare Radio Ketchup in primis, creatore di Radio Ketchup in primis, quindi la tua voce è sicuramente la più conosciuta ed ascoltata di tutte. Grazie, grazie, gentilissima, sono qui semplicemente per rappresentare i professionisti della Movida, come presidente della DJK, che è l'unica associazione al momento che rappresenta questa categoria in Abruzzo. Allora, io direi di iniziare subito per non perdere altro tempo con le premiazioni. Io parto direttamente, vai, vado direttamente io. A chiamare il primo, Alceste Pasquinelli. Nasce nel 1960 a Pescara e il suo amato padre era un orologiaio appassionato di fotografia. E questo bellissimo rapporto con il padre, padre e figlio, nascono le loro diverse passioni artistiche. Tra un salto e l'altro di motocross si innamora della musica funky e poi a metà degli anni 70 porta al clamore tantissimi successi della Baia degli Angeli di Gabice Monte. Sul finire degli anni 70 invece inizia la sua carriera come DJ nelle feste private, nel leggendario Rififi di Pescara, il Quattro Vere, lo conosciamo tutti quanti, facciamo un bel applauso, ecco. All'inizio degli anni 80 lavora per la prima volta in una vera e propria discoteca, il Flexius di Francavilla, e poi viene definitivamente consacrato DJ al Roxy di Montesilvano. Continua la sua ascesa con il New Lenny Club, dove molti ancora lo ricordano per essere stato il precursore della musica dance club in pescarese, con una tecnica di mixaggio molto molto professionale. Prende fuoco un'altra passione nel suo cuore, cioè quella della cinepresa e in seguito della fotografia. Negli anni 90 è tra i fondatori di Videa, un'azienda specializzata in montaggi televisivi e videospot pubblicitari, e torna poi successivamente come DJ resident nel rinnovato Rififi di Luigi Alfieri. Ci ha lasciati purtroppo con
successivamente ad una meravigliosa festa, quindi facendo il suo lavoro, il 9 dicembre 2018 ritira la targa Caterina Blasioli. Ciao Caterina. Passiamo adesso ad Arturo Di Carlo. Ha iniziato, come un po' tutti gli adolescenti, facendo il DJ nelle feste di compleanno dei suoi amici. Già a 18 anni ha organizzato le prime serate in discoteca all'aperto, completamente gratuite, presso la rotonda di Viale Alcione di Francavilla al Mare, e in quegli anni ha collaborato con Radio Ketchup e Rete 105, lavorando con Alex Peroni e Federico l'Olandese Volante. È stato un precursore delle serate presso gli stabilimenti balneari della costa pescarese. Ha lavorato come DJ presso il Corallo, il Cattisark, la Fabbrica e Quattro Vele. Negli anni diventò anche un ottimo fonico, lavorando con moltissimi gruppi. Da ricordare il concerto di James Taylor Quarter. È venuto a mancare il 10 luglio del 2001 a seguito di una grave malattia. Ritira la targa, lo vogliamo dire, eccolo qui. Nicola Di Carlo, il fratello. E vorrei salutare anche Stefano Cardelli della Fabbrica, che lo fece lavorare e lo scoprì per prima nel suo locale. Grazie. No, ci tenevo a dire che è veramente per me un onore dare questo premio, perché conoscevo personalmente Arturo e da ragazzo facevo il PR anche alla Fabbrica, e quindi infatti di vista ci conosciamo e veramente sono orgoglioso, era veramente una persona in gamba, di grande cuore. Complimenti, grazie. Passiamo adesso a Claudio Coccoluto. Si avvicina al mondo dei DJ a 13 anni e dopo aver ascoltato un disco registrato alla discoteca Baia degli Angeli di Capice, intuì che quella fosse la sua strada. Così, alla fine degli anni 70, comincia a far conoscere la sua voce via etere attraverso la radio locale Radio Andromeda. Le sue prime esperienze nei locali sono al 7 Up di Gaiola di Formia, all'Isteria di Roma. E il suo genere era una variante della musica elettronica da lui definita underground. Nel 97 scala le classifiche internazionali con Belo Orizzonti e nello stesso anno entra nella top 100 dei DJ di DJ Magazine, rivista considerata la Bibbia del settore, che gli dedica per lo più la copertina. Dal 2003 al 2009 ha lavorato anche per Radio DJ con il suo programma Cocco, nel quale propone DJ set e in diretta mixa e interagisce con gli ascoltatori. È morto il 2 marzo 2021 a 58 anni per una grave malattia. Ritira il premio il suo amico e collega Simone Vitullo. Io volevo dire solo una cosa: la musica è il vero motore dello sviluppo culturale e turistico di ogni città. E in questo caso grazie a tutti loro che hanno contribuito a rendere liete le nostre giornate, anche le più tristi, e grazie all'assessore per aver ideato il We Love Fest, che speriamo che da quest'anno, insomma, ogni estate e anche durante l'inverno renderanno bella la nostra città. Assolutamente, ce lo siamo ripromessi. Anche il Festival Bar, che poi è diventato famosissimo, ha avuto una prima edizione, quindi questa sarà la prima, quindi segnatevelo, perché il We Love Fest diventerà, speriamo, ormai il Festival Bar non c'è più, quindi adesso possiamo giustamente prendere il posto, no? Scusami, sulla targa di Claudio Coccoluto devo salutare Alex Anconitano e Giovanni Perna, che l'hanno fatto suonare, l'hanno portato qui in Abruzzo tantissime volte, particolarmente a Pescara, in tutte le serate da discoteca e le one night che si sono organizzate. Grazie ancora a Simone. Grazie mille. Andiamo avanti con Cosma Ricci.
Nasce a Pescara nel 1969 e dopo il diploma si iscrive al Dance di Bologna, dove ha modo di cimentarsi nelle prime sperimentazioni artistiche e musicali. L'amore per la sua città però lo riporta presto a Pescara, dove si butta a capofitto nell'organizzazione di eventi. Dal 1990 al 1995 è direttore artistico, vocalist e performer di numerosi locali, tutti lanciati e resi famosi da lui. Lo Xanax di Silvia Alta, l'Underground di Popoli, Quarte, Club di Orsogna, l'Alley di Torre dei Passeri, l'Atlantide di San Benedetto del Tronto. Cosma era dotato di grande energia e della capacità di ideare innovazioni, per cui riusciva a coinvolgere nelle sue imprese flotte di giovani desiderosi di novità. Nel 1996 diventa primo direttore artistico della discoteca La Fabbrica di Pescara e diventa un vero e proprio personaggio di riferimento nella sua amata città. In questi anni di grande impegno ospita e collabora con DJ come Claudio Coccoluto, Claudio Di Rocco, Iva Iacobucci ed è responsabile organizzativo di concerti di artisti del Marinarei, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri, Fabrizio De André e Renato Zero. Cosma amava scoprire e valorizzare gli altri prima di se stesso, nonostante le sue doti da vocalist che lo tenevano spesso al centro dell'attenzione, è stato soprattutto un artista del dietro le quinte, dal gusto raffinato e dall'intuito intelligente. Negli stessi anni incide come vocali anche un LP, Transitive Element, Give Love, Get Love, brano scritto, arrangiato e prodotto da Enrico Mantini, DJ Riccardo May ed Enrico Gasperini, che raggiunge una posizione di riguardo nel Los 40, che era l'ambita classifica dance di Italia Network. Poi nel 2010 diventa proprietario della locanda del rigattiere e del rigattiere a mare. Dopo il 2010 Cosma si ritira ad una vita privata e si sposa con Denise. Ti voglio fare anche una domanda, se posso. Maria Sole. Sono la sorella. La sorella, sì. C'è anche il padre, eccolo qua, e c'è il papà. E salutiamo anche Denise, la moglie. Luigi, esatto. Luigi, il papà. E i figli Federico e Nicolò, impossibilità di presenziare. Gli amici Vincenzo Sivo, sua moglie Titti, Augusta DJ, hai già citato Enrico Gasparini, Riccardo May, ma con Cosma Ricci dovremmo citare tutta Pescara, perché è stato, diciamo, il precursore delle serate in discoteca, quelle della musica house, quella della musica underground. È vero, c'era una cosa che volevo dire prima, mentre ci siamo parlati un paio di minuti lì dietro, chiedo scusa per le spalle, ti sei emozionata perché per una cosa in particolare, vero? Perché negli ultimi anni Cosma si era ritirato in una vita più privata e aveva due passioni, era la sua famiglia, cioè noi, i suoi figli, e il mare. E quindi il fatto che questa manifestazione si faccia sul mare oggi, per me, a me fa capire, a noi fa capire che lui è qui con noi. Grazie. Grazie a te, grazie. Grazie. Amava i giovani, amava il contatto intelligente. Questa lezione servirà a creare un'occasione per confrontarsi con i giovani aquilani, perché all'Aquila è diventato impossibile farlo. Da dopo il terremoto del 2009, la città non ha più spazi per far incontrare i giovani che invece saranno il futuro della città. Si pensa solo alla ricostruzione degli edifici. E chi pensa alla ricostruzione delle anime? Questa era una delle tantissime citazioni di Enrico Di Paolo. Era il guru aquilano, orgogliosamente aquilano, amava tanto la sua città, i suoi luoghi, i suoi rumori, ma amava tanto anche la città di Pescara e ha creato una forte connessione con essa. Infatti, ne parlavamo prima, tantissimi dei suoi amici più cari sono proprio qui pescaresi. Era chiamato e definito, il suo amico Franco Califani lo definò il gigante buono. Enrico è un fiume di storie e ricordi, di frammenti di vita e non solo sue, ma di intere generazioni aquilane. Ritirano il premio il suo amico disc jockey Ruggero Greco e la sua storica compagna di vita Stefania. Grazie. Salutiamo un amico per tutti gli amici di Enrico Di Paolo, detto il guru. Salutiamo Sasof All Love, ovvero Salvatore D'Amore, l'attuale editore di Weekend e dintorni. Grazie.
Ascoltate il brano splendido che ha scelto la compagna, è favoloso, George Benson, un pezzo eccezionale. Passiamo adesso a Goffredo Travaglini. Nasce nel 1959 e il suo lavoro di rappresentante, prima nel settore abbigliamento, poi nell'edilizia ed infine nell'estetica, lo porta a conoscere le persone e ad ascoltare le loro storie. Dopo la sua militanza nella squadra di pallanuoto con il mitico Estriarte, a 19 anni si dedica alla sua grande passione, la disco music, che gli permetterà di riempire locali e far divertire le persone facendo un'accurata selezione. Le sue prime serate a Rififi, di proprietà del simpaticissimo Guglielmo, sono un vero successo, tanto che nei primi anni 80 accetta la sfida di lanciare il New Lenny Club insieme a Walter Musicò. Con il suo grande talento darà vita ad un'intera epoca. Lui amava vedere le persone divertirsi. Continua da protagonista a Loney Pot con Raffaele Di Vincenzo e torna, dopo molti anni, ad organizzare serate a Nettuno Beach con Stefano Caldarelli, che saranno pieroni memorabili da ricordare come le serate One Night Remember nel 2017, insieme ai DJ Raffaele Di Vincenzo e Damiano Alimonti. L'ultima serata lo vedrà protagonista con un DJ set in collaborazione con Frankie e Cantina Band, e in quella occasione farà ballare tutta Via delle Caserme Corso Mantonè. Goffredo amava Pescara e la sua gente e divertirsi con la sua musica. Ci lascia purtroppo nel settembre 2018. Ritirano il premio le figlie. Le figlie Magdalena e Caterina Travaglini. Per Goffredo salutiamo Giacomo Iannone, fondatore della discoteca Onepot, con cui aveva un rapporto molto stretto. Grazie. Possiamo passare all'ultimo allora. Simone Urban. Aveva iniziato a frequentare le discoteche della Riviera Romagnola negli anni 90, intorno ai suoi 20 anni. Lì conosce tra le varie personalità Alex Anconitano, suo grandissimo amico, che lo introduce nell'ambiente come vocalist e collabora con i migliori club di Riccione. Nel pescarese lavorò con l'Inn, la Fabbrica, il Day Beach, il Fix Club, l'Underground City, Algarvo e tanti altri. È stato sempre un grande appassionato della musica dance, con particolare predilezioni per l'house e l'elettronica, seguendo DJ di fama internazionale tra cui Claudio Coccoluto, DJ Ralph, DJ Claudio Di Rocco, Gioti Vannelli e Ricky Montanari. Simone era conosciuto da tutti lungo tutta la costa adriatica, in quanto oltre ad essere un bravo vocalist è stato onnipresente nei migliori club della costa romagnola, marchigiana ma soprattutto abruzzese. Nato e cresciuto a San Benedetto, amava tantissimo la città di Pescara, ove sperava di potersi trasferire un giorno. Era talmente legato alla città da vederlo sempre presente allo stadio per seguire il Pescara Calcio. Ritira la targa Liana, la sua amica carissima. Liana Verti. E con questo abbiamo finito, e per Simone Urban salutiamo Luca Teseo di Radio Parsifal e voce ufficiale del Pescara Calcio, Luca Teseo. Facciamo le ultime foto di rito. Ecco qua, allora qui è tutto pronto, grazie mille, facciamo di nuovo un bel applauso anche a Giovanni, grazie mille Giovanni D'Addario, presidente dell'associazione DJK, grazie immensamente per tutto quello Paolo, che fai.